Benvenuti alla Cappella di Santa Croce. Prima di scoprire il tesoro artistico racchiuso in questa meravigliosa chiesa, un breve cenno al paese che la ospita, Rocca Canavese. Intorno all'anno 1000 e agli albori del Medioevo, questo territorio delimitato da un lato dal torrente Malone e dall'altro da un'alta sommità, lo resero luogo ideale per la costruzione di un castello, i cui primi signori furono probabilmente feudatari longobardi. Protagonista di violenti combattimenti e incursioni durante tutto il Medioevo, il castello venne distrutto. Oggi rimangono ancora alcuni resti, insieme ad antiche leggende di alchimisti, cavalieri duellanti e ombre inquietanti di antichi signori che si aggirano di notte tra le sue rovine. Il visitatore può ancora vedere tracce di quest'epoca nel borgo storico del paese, in alcune croci intagliate nella pietra, simbolo di una spiritualità che faceva da contrasto a un mondo violento. Altro superstite di questo passato è il campanile romanico dell'antica chiesa di Sant'Alessio, costruita fuori dal recinto cittadino, accanto al cimitero. Facciamo un balzo in avanti di qualche secolo attraversando il ponte sul torrente Malone, costruito nel 1700, per ritornare nell'antico borgo medievale. L'antica cappella, dedicata a San Giovanni Battista, risale al XII secolo. La sua denominazione deriva dall'essere stata gestita dalla Pia Confraternita di Santa Croce. L'edificio è ora di proprietà del comune ed è gestito da un comitato cittadino. La struttura esterna mostra il degrado del tempo. Tuttavia è ancora possibile scorgere tracce del suo antico passato. Entriamo ad ammirare i tesori che vi sono custoditi. Nel XV secolo la navata della chiesa venne ampliata. La volta originale è andata perduta e rimane a vista la struttura lignea della copertura. Il presbiterio è rimasto invece intatto. La volta croce ci mostra una stupenda espressione dell'ultima stagione del mondo gotico. Uno scriptorium medievale, dove quattro evangelisti intenti a lavorare sul loro scrittorio, sono affiancati da quattro dottori della chiesa. Dall'immagine dell'agnello mistico partono quattro costoloni che separano ogni scena. Le decorazioni con motivi di angeli, erbe e fiori compongono arabeschi di gusto tardo gotico lombardo. All'estremità di una delle nervature la simbologia della vita che si rinnova, con la metafora del ramo verde che nasce dal teschio, simbolo della morte, e dal cuore, espressione dell'umanità terrena. Altri simboli fungono da guida per identificare i personaggi raffigurati in ogni vela. Nella prima vela, seduti uno di fronte all'altro, San Giovanni e a destra Sant'Agostino. Accanto a San Giovanni il suo simbolo, l'aquila nera, mentre Sant'Agostino indossa la mitria, segno per distinguere i vescovi. Nella seconda vela, San Luca a destra dipinge il ritratto della Vergine. In basso il suo simbolo, un toro alato. Accanto a lui Gregorio Magno mostra le due dita alzate con un gesto solenne. Sulla terza vela San Marco tempera la penna, mentre San Gerolamo interrompe la sua lettura per togliere la spina alla zampa del leone. Conclude lo scriptorium San Matteo che soffia sulla penna per far uscire l'inchiostro. Accanto a lui un angelo, simbolo di questo evangelista. Sant'Ambrogio, seduto in cattedra, stringe nella mano sinistra un libro e nella mano destra uno staffile. Sulla parete di fondo del presbiterio è raffigurata l'immagine di Dio Padre. Stende le sue braccia verso la Madonna che sostiene il corpo del Cristo morto, affiancata da pie donne, dall'Apostolo e a sinistra da Giuseppe d'Arimatea. Nella fascia sottostante troviamo la teoria degli Apostoli in una situazione di dialogo a coppie. Ognuno di loro tiene in mano un cartiglio con i 12 versi del Credo. Al centro l'immagine di San Giovanni Battista, al quale la chiesa era dedicata.
Non si conosce l'autore delle scene affrescate, ma i suoi modi stilistici sono espressione del gusto dell'arte tardo-gotica. Quasi a fungere da guardiano a questi affreschi, al centro dell'abside troneggia un ricco ciborio rivestito in oro del 1670. Tra la navata e il presbiterio, sotto il pavimento in cotto a mano, sono stati trovati resti di aristocratici dell'epoca, seduti su sedie in legno, con indosso le loro vesti eleganti. Sono i cosiddetti morti seduti, che vegliano con la loro presenza questo antico luogo di culto. In fondo, una croce medievale si contrappone a quella imponente della cappella. Gli affreschi della navata sono venuti alla luce con lo sgretolarsi dell'intonaco che li ricopriva e hanno datazioni che coprono un arco che va dalla seconda metà del XV secolo all'inizio del XVI secolo. I dipinti raffigurano santi oggetto di particolare devozione popolare. San Sebastiano, trafitto dalle frecce, appare in età avanzata, insolitamente raffigurato con la barba. Accanto a lui, Santa Liberata da Como, protettrice delle nutrici e degli infanti, mentre tiene in braccio due neonati. Sullo stesso livello un trittico dove spicca la figura di San Rocco, protettore dal terribile flagello della peste, riconoscibile dalla bisaccia che porta intorno al collo. In alto un affresco della Madonna della Misericordia. Secondo i canoni dell'iconografia medievale, la Vergine raffigurata in piedi allarga il proprio mantello per proteggere i membri della confraternita dei disciplinati di San Giovanni Battista, vestiti con saio e cappuccio bianco. Proseguendo sulla stessa parete, l'immagine del martirio di Sant'Agata, sottoposta al violento strappo delle mammelle. Una nicchia decorativa ospita una preziosa scultura medievale in legno policromo, raffigurante la Madonna di Sant'Alessio. Al centro della parete opposta, un grande affresco raffigurante la Madonna del Latte, posta all'interno di una struttura architettonica e circondata da angeli musicanti, rivela un'iconografia in stile bizantino. Infine, gli strati di intonaco rimossi rivelano i dettagli di altre opere, tra le quali una rappresentazione di Santo Stefano lapidato. Si conclude così la nostra visita. Oggi la cappella, tornata al suo antico splendore, è sede di mostre e attività culturali ospitate in questo piccolo scrigno di arte medievale, preservato grazie allo sforzo di un gruppo di volontari, per non dimenticare che il nostro presente è ancorato sulle spalle dei sacrifici dei giganti che ci hanno preceduto.